Siete pronti per Alan Wake 2? Facciamo un ripasso della storia del primo episodio, così da arrivare perfettamente preparati al sequel. Ma prima di viaggiare con noi a Bright Falls, iscrivetevi al canale, supporterete il nostro lavoro e ci aiuterete a proporvi tanti altri riassunti dei videogiochi più famosi. Autore di romanzi polizieschi di successo, Alan Wake sta vivendo un periodo di blocco dello scrittore che perdura da circa 2 anni. Su consiglio dell'amico e agente personale Barry Wheeler, il protagonista e sua moglie Alice si recano a Bright Falls, una piccola città di montagna. Prima di arrivare a destinazione, però, il nostro Alan ha un incubo su terrificanti presenze oscure che tentano di ucciderlo, quando una figura immuta da sub interviene per insegnargli a controllare la luce per respingere le ombre. Giunto a Bright Falls, Alan visita una tavola calda per ritirare le chiavi della baita da Carl Stachy, il padrone di casa. Al suo posto, però, trova una misteriosa anziana che, dopo aver lasciato le chiavi all'uomo, pare volatilizzarsi. Wake e sua moglie, quindi, si recano alla suggestiva abitazione situata a Cauldron Lake, in cerca di pace. Si tratta per l'appunto di un immenso lago non troppo distante dalla cittadina, dove il protagonista ha una strana visione legata alla donna. Mentre disfano i bagagli, Alice rivela al marito che il vero scopo del viaggio intrapreso è quello di fargli superare il blocco dello scrittore. Non a caso questa ha messo in valigia una macchina da scrivere e ha persino preso contatti col dottor Emil Hartman, un famoso psicologo per artisti, affinché possa aiutarlo. Colto di sorpresa, un infuriato Alan lascia l'abitazione per scaricare la collera, salvo tornarvi di corsa per rispondere alla disperata richiesta di aiuto della consorte. Una forza misteriosa trascina infatti la povera Alice nelle acque del lago, costringendo il marito a tuffarsi. Avendo perso i sensi poco dopo l'immersione, Alan riprende conoscenza all'interno della propria auto, che a causa di un incidente di cui non ha alcun ricordo è stata seriamente danneggiata. Sempre più confuso, Wake cerca di raggiungere la più vicina stazione di servizio, tuttavia la sua avanzata è ostacolata da ombre che somigliano a quelle intraviste nel suo incubo. Mentre questi le combatte con la luce, una figura eterea simile a quella del sogno lascia cadere le pagine di Departure, un manoscritto che Alan non rammenta di aver scritto e il cui contenuto si sta pian piano avverando. Cercando aiuto, l'autore realizza non solo che sia già passata una settimana da quando si è tuffato nel lago per aiutare Alice, si rende conto che le figure che lo perseguitano sono in realtà i cittadini di Bright Falls, posseduti da una forza oscura. Dopo aver incontrato e ucciso Carl Stachy, che alla tavola calda aveva invano cercato di consegnare le chiavi del vero cottage prenotato dai coniugi Wake, Alan si mette in contatto con lo sceriffo locale, Sarah Breaker, per denunciare la scomparsa della moglie. Con sua grande sorpresa, l'ufficiale afferma però che nella zona di Cauldron Lake non ci sia più alcuna isola, in quanto questa è affondata decenni prima a causa di un'eruzione vulcanica. Sospettando che Alan sia mentalmente instabile, Breaker lo trascina alla stazione di polizia mentre Barry Wheeler arriva a Bright Falls nella speranza di avere notizie della famiglia Wake. Dopo aver mentito alla polizia per nascondere le proprie allucinazioni, Alan riceve una telefonata da un uomo che sostiene di essere il rapitore di Alice e che gli propone uno scambio. Lo scrittore potrà rivedere la moglie solo se gli consegnerà le pagine di Departure in suo possesso. Quando Emil Hartman si presenta alla stazione di polizia per invitarlo nel suo ospedale psichiatrico, Alan prende a pugni il dottore per poi andare via in compagnia di uno scettico Barry, che dopo aver ascoltato il suo racconto, teme per la salute mentale dell'amico. Lo scrittore si reca quindi sul luogo concordato per lo scambio e incontra il rapitore, ma l'ennesimo attacco della presenza oscura fa saltare completamente i suoi piani. Come risultato, i due hanno una breve colluttazione e il sequestratore riesce a fuggire, per poi invitare il protagonista a presentarsi 2 giorni più tardi nei pressi della miniera di carbone. Il mattino seguente, i due vengono contattati da Rose, giovane cameriera della tavola calda e grande ammiratrice di Alan, che sostiene di avere il manoscritto e la raggiungono. Lungo la strada, però, Barry spiega all'amico di aver svolto delle ricerche su Bright Falls, grazie alle quali ha scoperto i nomi dei precedenti occupanti del cottage di Cauldron Lake. Il poeta e scrittore Thomas Zane e la sua compagna Barbara Jagger, purtroppo scomparsi misteriosamente nel corso di un'eruzione verificatasi negli anni 70. Arrivati alla roulotte in cui li attendono Rose e una donna vestita di nero, i due bevono a loro insaputa un narcotizzante e Alan si risveglia nel cuore della notte per ritrovarsi nell'ennesimo pasticcio. Preoccupato dal prolungato soggiorno dei due sconosciuti nella roulotte di Rose, che per qualche motivo viene ritrovata in stato confusionale, il proprietario del camping ha infatti allertato le forze dell'ordine. Il nostro eroe è dunque costretto a fuggire nella foresta per evitare di essere acciuffato da un manipolo di poliziotti posseduti e dallo spietato Robert Nightingale, un agente dell'FBI dal grilletto facile. Scampato agli inseguitori, il giorno successivo il protagonista si reca nella miniera per effettuare finalmente lo scambio, ma il rapitore cambia il luogo dell'appuntamento e lo spinge a recarsi presso Mirror Peak.
Al suo arrivo, tuttavia, Alan assiste alla tortura del sequestratore da parte della misteriosa anziana, che lo costringe a confessare di non aver mai avuto la povera Alice. I due uomini vengono quindi assaliti da una forza oscura che scaglia lo scrittore nel Cauldron Lake. Al suo risveglio, Alan realizza di trovarsi nella clinica di Hartman, dal quale apprende che tutti i fenomeni soprannaturali e le stramberie che gli stanno capitando attorno sono in realtà un'allucinazione provocata dall'annegamento di Alice. Sospettando che il dottore non gli abbia detto tutto, il nostro incontra non solo Thor e Odin Anderson, due ex rockstar che gli rivelano di aver perso i propri ricordi a causa dell'oscurità, ma per giunta viene a sapere che Ben Mott, ossia il falso rapitore, lavora per Hartman. Suggerendo di essere a conoscenza degli eventi soprannaturali che si stanno verificando attorno al lago, sin dal principio è stato il dottore a orchestrare il finto scambio allo scopo di impadronirsi del manoscritto apparentemente dotato di poteri magici. Aggredito ancora una volta dalla presenza oscura, un confuso Alan rinchiude Hartman nel suo ufficio, condannandolo a morte certa, per poi tagliare la corda col sopraggiunto Barry, al quale spiega che il lago ha il potere di realizzare tutto quello che gli artisti creano. Come appreso da alcuni cittadini, l'oscurità intrappolata nelle profondità del lago si sta però servendo di quel bizzarro potere per trasformare la finzione in realtà e liberarsi. Dopo essersi sbronzato assieme a Barry, Alan ne ricorda tutto e rivela all'amico che la presenza oscura è in realtà la donna vestita di nero incontrata in precedenza. Dopo aver assunto le sembianze dell'annegata Barbara Jagger, la notte in cui lo scrittore vide Alice sprofondare nel lago, la misteriosa anziana lo istigò a scrivere una storia che potesse salvare la consorte. Una volta compreso che completare Departure avrebbe soltanto rafforzato la vecchia, il protagonista era riuscito a ribellarsi alla sua volontà e a inserire nella storia anche Thomas Zane, che nelle vesti di un palombaro si era servito della propria luce per respingere la presenza e consentire ad Alan di mettersi in salvo. Tuttavia, la forza sovrannaturale è diventata abbastanza potente da influenzare i cittadini e creare gli esseri che hanno inseguito e assalito più volte lo scrittore. All'indomani Alan e Barry si risvegliano in una cella quando Nightingale irrompe nella stazione di polizia con l'intenzione di eliminare il protagonista, accusato di aver provocato i recenti orrori che si sono abbattuti su Bright Falls. Lo sceriffo Breaker tenta subito di fermare l'agente dell'FBI, ma è invece la presenza oscura a trascinare via Nightingale, in quanto Alan aveva descritto in Departure la sua orribile morte. Breaker libera i prigionieri e li aiuta a raggiungere la centrale elettrica per incontrare Cynthia Weaver, un'eremita che conosceva Thomas Zane e che addirittura fu testimone di quanto gli accadde. La donna rivela infatti che il poeta, conoscendo i poteri del lago, scrisse della risurrezione di Barbara Jagger, che non molto tempo prima vi era annegata. Questa tornò effettivamente in vita, ma come ricettacolo per la presenza oscura, mentre Zane scomparve nel nulla dopo aver affidato a Cynthia un oggetto da consegnare ad Alan a tempo debito. Entrato in possesso del cosiddetto clicker, un interruttore in grado di scacciare le tenebre e distruggere la presenza oscura, il protagonista torna da solo a Cauldron Lake e vi si tuffa, per poi ritrovarsi in una sorta di dimensione alternativa dove idee e pensieri diventano realtà. Il sopraggiunto Zane spiega allo scrittore che il corpo di Barbara è privo di un cuore e che l'unico modo per sconfiggerla è appunto quello di riempirla di luce. Arrivato al cottage, Alan ha quindi un confronto con Barbara e mentre questa dichiara che provare a fermarla sia del tutto inutile, posiziona il clicker nel buco in cui una volta si trovava il cuore della donna e lo accende, sconfiggendola per mezzo della luce. Una volta solo, Alan comprende di dover dare un finale a Departure e assicurandosi che la narrazione rimanga coerente per non commettere il medesimo errore di Zane, sceglie volontariamente di rimanere intrappolato nelle profondità del lago, permettendo all'amata Alice di riemergere. Seduto dinanzi alla propria macchina da scrivere, l'uomo sussurra quindi che non è un lago, è un oceano. Il primo DLC di Alan Wake riparte esattamente da dove si era interrotto il gioco, ossia col protagonista ancora bloccato nel luogo buio, dove rivive in un loop le disavventure vissute a Bright Falls. Seguendo il segnale lasciatogli dal poeta, Wake si fa strada nel luogo buio fino a raggiungere dei televisori che raffigurano una versione alternativa e autodistruttiva dello scrittore. Nel tentativo di ostacolarlo, questa non esita a ricorrere al potere dell'oscurità per creare situazioni di pericolo e mettere orde di posseduti all'inseguimento di Alan. Il nostro si imbatte però in un'immagine eterea del fidato Barry, un'invenzione del suo stesso subconscio, che lo guida attraverso il paesaggio astratto e soprattutto gli spiega che tutto sta in realtà avvenendo nella sua testa. Il GPS conduce il protagonista in una riproduzione della sua casa a New York, dove Zane lo invita a combattere contro il suo alter ego apparso precedentemente sugli schermi. L'altro Alan è infatti la parte del protagonista che ha smesso di lottare e si è arresa all'oscurità, finendo per influenzare coi propri pensieri il mondo cognitivo e dando forma a una realtà senza via di fuga.
Seguendo il consiglio, Wake affronta e sconfigge la sua versione irrazionale, ma scopre di non poterla uccidere e perde i sensi. Risvegliatosi nella clinica del dottor Hartman, nelle battute iniziali del secondo DLC, il nostro eroe si rende conto che il viaggio non si è ancora concluso e per di più accetta di essere la causa della follia che sta vivendo. L'ennesimo contatto con Zane permette a Wake di apprendere che il suo corpo fisico è ancora all'interno del cottage. L'unico modo per fuggire dal luogo oscuro una volta per tutte è insomma quello di riprenderne definitivamente il controllo ed impedire che sia l'altro Alan a raggiungerlo per primo. Determinato a salvarsi, Wake avanza quindi in direzione di un faro in lontananza indicatogli da Zane, superando l'esercito di posseduti e le false Alice create dal suo alter ego. Approfittando della luce, lo scrittore attraversa anche il faro e si dirige verso il cottage, quando il Barry immaginario riappare per dirgli che potrà affrontare l'altro se stesso solo dopo aver rifiutato tutte le altre illusioni. Per questo motivo, Alan è costretto a confrontarsi con le versioni distorte del dottor Hartman, dei fratelli Anderson, dello stesso Barry e dei vari cittadini, e solo dopo averle sconfitte riesce finalmente a ricongiungersi al suo corpo fisico. Di nuovo integro, il protagonista escogita un piano per fuggire e, tornato alla macchina da scrivere, sostituisce l'ultima pagina di Departure con un foglio bianco. Il romanzo intitolato Return può dunque avere inizio.